Buongiorno, sono Maria Giovanna Belcastro, sono la responsabile scientifica delle collezioni di antropologia del Sistema Museale d'Ateneo. Oggi vi voglio parlare di Dante e dello studio che Fabio Frassetto, fondatore della Scuola di Antropologia a Bologna, fece su Dante. Dante morì a Ravenna nel 1321 e sulle sue ossa ci furono molte vicende, furono richieste dalla città di Firenze, furono nascoste per evitare fossero trafugate nel periodo napoleonico, disperse nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi, ossa molto importanti. E Fabio Frassetto nel 1921, in occasione dei 600 anni dalla morte di Dante, fece una ricognizione delle sue ossa e poi pubblicò uno studio nel 1933, Dante ossa, in cui metteva in luce, attraverso metodologie veramente innovative, antesignane dell'attuale 3D, la ricostruzione del volto di Dante. Ma a parte questo, diede anche a Dante un'identità precisa, molto rilevante, cioè attribuì a Dante la cosiddetta stirpe italica, il genio della stirpe italica, quindi contrapponendo la figura di Dante e le caratteristiche di Dante alla cosiddetta razza ariana. Questo è un atto politico molto rilevante, molto importante, proprio perché sotteso da metodo scientifico, da osservazioni scientifiche. Questo tipo di approccio era quello della seconda metà dell'Ottocento, con la nascita dell'antropologia, che voleva affrancare lo studio dell'uomo da un approccio puramente metafisico, e quindi si associavano le caratteristiche morfometriche alle qualità e alle doti, e questo ovviamente con conseguenze anche drammatiche che noi tutti conosciamo. Noi nel 2021 vogliamo ritornare sullo studio di Dante e di Dante da parte di Frassetto e quindi celebrare ancora Dante, attraverso evidentemente anche una revisione dello studio che fu fatto da Frassetto e anche raccontandovi che cosa oggi l'antropologia fa. Quindi vi invito sicuramente, appena l'emergenza terminerà, a visitare le collezioni di antropologia, che sebbene non siano la Camera delle Meraviglie, sicuramente sono un luogo dove è possibile raccontare la storia di uomini illustri, ma anche di uomini comuni, quelli che hanno fatto la nostra storia evolutiva. Approfitto per ringraziare tutti coloro che si occupano della nostra salute e della nostra sicurezza. Questo è un momento drammatico, le epidemie hanno plasmato la storia dell'evoluzione dell'uomo e quindi ancora oggi, nonostante siamo nel 2020, combattiamo con un virus invisibile e veramente molto insidioso e temibile. Quindi per questo vi invito e invito tutti noi a fare molta attenzione e a stare tutti a casa. Grazie e a presto.